è una di pomodoro, carne di due tipi. E poi i piccoli segreti per portarlo quasi alla perfezione, perché la perfezione non bisogna mai raggiungerla, perché uno che raggiunge poi la perfezione non lo fa più perché si ritiene totalmente soddisfatto. Si avvicina alla perfezione. E quindi bisogna avere pazienza, sono le 9, sono 7 ore che sta cuocendo questo ragù e alle 9 e un quarto sarà a tavola e quindi poi tutte le signore vengono da me e mi domandano e io regolarmente. Come devo dire, mi rifiuto di insegnare a delle donne che poi, quando io le ho dato una ricetta assolutamente precisa nei tempi, nei modi, addirittura in maniera estremamente puntuale, di come si realizzare una cosa, le signore che fanno, sai Pippo, ho pensato che forse era meglio, hai fatto molto bene che hai pensato. E questo è successo 40 anni fa. Da allora ho capito che con le donne non devo avere nessun rapporto in cucina, perché pensano, le donne pensano. Io gli do una ricetta perfetta negli ingredienti, nei tempi di cottura, tutti i piccoli segreti, poi mi dicono, sai, io l'ho venuto il ragù, ma sai, ho pensato forse che era meglio non metterci questo o aggiungere quest'altro. E allora. Il ragù è questo. Per 150 persone, la carne sta là, lo chef lo sta tagliando. Vabbè, io ho finito di girare. Con due tinte, lui mi dà atto, di queste molte cose le ho imparate da lui. C'è una comunione di intenti, di cercare di raggiungere. Lui si chiama Gaetano Che Carratore. dice di questo ragù? Io non posso aggiungere niente rispetto a quello che ha detto già il presidente. Già l'ha spiegato in modo perfetto.